Va bene. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Centro 2. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati le scorse puntate che abbiamo completato tutte le missioni dei Sons of Samedi. Ora stiamo svolgendo tutte le missioni dei Ronin ed infine faremo le missioni dei Brotherhood. Per chi conosce già la storia di Centro 2, probabilmente capirà perché decido di fare i Brotherhood per ultimi, per un semplice fattore di perdita, diciamo, per un semplice fattore di non voler arrivare subito a quella conclusione, diciamo. Anche qui con i Ronin avremmo una perdita, subiremo una perdita, e è un peccato, diciamo che è più triste che un peccato, perché dopo questa perdita con i Ronin cambierà una cosa molto particolare, cambierà un personaggio e beh, vedremo a tempo debito ovviamente. Compriamo anche questo negozio, che così ci fanno gli sconti. Ma più che altro ci guadagniamo altri soldi nel tempo. Compriamo anche questo bar, perché tanto possiamo permettercelo. E ora che abbiamo 36.000 dollari non possiamo più comprare una nuova casa. Vabbè, non è un problema. Anzi, guarda, abbiamo anche quest'altro ristorante, compriamolo, che sì, tanto. È vero, stiamo spendendo un po' di soldi, ma sono tutti soldi che poi ci ritornano nelle tascocce. Ad esempio anche questo meccanico, perché no, compriamolo. Che tra l'altro questo è il meccanico dove abbiamo incontrato Carlos. Compriamolo. Ed eccoci arrivati a casa di Johnny. Eccoci qua. All'inferno in ambulanza. Ah, siamo già arrivati a questo episodio? Non me lo ricordavo. I don't take much pleasure in this. Immagino. Then let me go. That depends on you. Che bel primo piano sui fiori. Fuck no. Aisha doesn't go out much. She loves golf. Giustamente, è morta. You're gonna kill me, aren't you? If you're calm, help us find the money and do what I say, I give you my word you will live. Certo. Oh, professionisti questi. Entrano in casa di quello che devono ammazzare e lasciano la porta aperta. Complimenti, bravissimi. E la Madonna, parkour. Cing. Johnny, mamma mia. Che fine terribile. Che fine terribile per Aisha. Poveraccia. Non se lo meritava. Non se lo meritava di certo. Aspetta che ammazzo sto stronzo. E ora combattiamo io e te. Madonna, povero Johnny. Johnny è sempre stato uno calmo, freddo, sempre che ha sempre pensato cosa fare. Questo è il momento in cui Johnny perde totalmente la calma. E anche mentre non è calmo comunque pensa a cosa fare. Cioè, dai. Johnny è una spanna sopra molti altri personaggi. Lascialo stare. È un combattimento d'onore questo. Anche bello, da una parte il mitra e dall'altra la pistola. Vabbè, ma dai, sei un coglione. Ma non lo distrarre. Non lo vedi che sta combattendo con la spada e tu gli dici dai, levati. E sei senza anche le munizioni, ma ti pare? Dai. Sei un cretino. E nonostante tutto comunque ancora non ha lasciato andare, No, non toglierla. E adesso perde sangue. Quando ti accoltellano e ti lasciano il coltello, in questo caso la spada dentro, non devi toglierla perché è ciò che tappa la ferita. Devi lasciarla lì. Lasciate in pace Gate, bastardi. Maledetti. Lasciate in pace il mio migliore amico.
Ecco fatto. Non lo toccherete. Non finché ci sono io qui davanti. Maledetti. Ti ammazzo tutti. Ogni tanto cambiamo arma giusto per... Appunto, giusto per... Dai, forza. 15 secondi e arriva l'ambulanza, Get. Non preoccuparti. Ti proteggo io. Mi spacco a tutti la faccia. Ma avete ferito il mio migliore amico. Colui che è rimasto dalla gang originale. La Madonna, è saltato in aria. È rimasto dalla gang originale. Voi lo avete ferito. Maledetti. Spacco la faccia. Luogotenenti uccisi. Uccidi Ronin, aspetti i soccorsi, va bene? ti sta in culo. Pierce. Ah no, non è Pierce. Oddio. Quella Madonna, aspetta. Faccio prima con il mitra. I'm coming, Ish. You're gonna be fine, Johnny. Madonna. Sto mitra, tra l'altro, è fenomenale. Non hai un bel aspetto. Chi l'avrebbe mai detto? Oh, sto tizio è bravissimo a guidare. Bravo, figa, ti assumo. E tra l'altro mi avete dato il lanciamissili merdoso. Dopo tutta la fatica che ho fatto per avere il mio quello là bello. Come fa? Ok, sto dicendo, ho sparato al guidatore. Come fa a essere ancora in strada questo? Dio mio. Ma ti pare? Madonna mia, la visuale. State bene buoni tutti, che non vedo un cazzo. Ah, porca. Ecco fatto. Dio mio, quello l'ha sbattuto contro il palo, mi ha fatto morire. Beh, un po' come lui. Ecco fatto. Basta un po'. Ecco. Madonna, come sei sopravvissuto tu? L'ho ucciso? Sì, quella. Dove siamo? Cosa stiamo facendo? Siamo sopra una chiesa e siamo presi un palo in pieno. Dai! Porca troia. Ecco fatto. Guidatore ucciso. Bastardi. Ecco qua, ho sentito uno dire sono scioccata, beh, ci credo, cioè c'è una guerra di gang in corso in macchina, voglio dire, povero Johnny, guardalo là, tutto moribondo, ecco che ne arriva un altro, aspetta, preso, maledetti bastardi, beh, ok, stavo dicendo non arriva più nessuno, dai, come ho fatto a mancarlo? Ecco fatto. Mai sfidare uno con il lanciarazzi, stronzi. Quella, Madonna mia. Ecco fatto. Dai. Ma che palle. Oh, comunque sto tizio guida da Dio. Sto tizio è bravissimo. Bravi ragazzi. Dio mio, ho visto una macchina volare. Sono sorry. No, oh, sentilo che parla, che dice che gli dispiace. Ti dispiace per cosa? Per non averla protetta? Per l'averla tenuta nascosta fino adesso al mondo intero, Aisha? Non ti preoccupare. Sono sicuro che Aisha capirebbe. C'è da dire che comunque, nonostante Johnny è sempre stato freddo, cinico, la perdita di Aisha è sicuramente... è stato un colpo durissimo per lui. Tant'è che forse non c'è perdita più significativa dentro i centro che questa. Che non è neanche
una perdita dal punto di vista nostro. Cioè, era nostra amica, per carità, quello sì. Però, cioè, Aisha è una bella perdita per Johnny, soprattutto. Perché? Ah, stavo dicendo, perché sei andato contro un albero? Dai, ti ho fatto i complimenti, ho detto che sei bravo a guidare. Continua a guidare bene, no? Ma porca troia, la visuale ogni volta che... Colpito ogni volta che questo qua guida. Ma quanto è distante sto ospedale? No, fatemi capire. Adesso arriverà qualcuno da davanti, no, da dietro, ma pensa... Un po' le novità. Ma porca. Aspetta. Ecco fatto. Una bella granata ogni tanto fa sempre bene. Eccone un altro. Colpito, o meglio, uno l'ho colpito, gli altri non lo so. Guardalo in moto, guardalo in moto. Dai. Ecco fatto. Stay away from me. Siamo arrivati? Oh, finalmente. Santo cielo. Guarda, guarda che ne arriva uno. Colpiti. Johnny, you're gonna be fine. Gotta save Ish. Un po' tardi per quello, amico mio. Pierce, listen up. Johnny got laid out by one of the Ronin. That mean I get a promotion? Don't get too excited, asshole. Gad'll be back up in no time. Yo, that came out wrong. Just shut up and listen. Gat was looking into a Japanese crime boss called Akuji. This guy's coming to town soon, and I want to know when. Got it. Don't fuck this up, Pierce. I'm not in a good mood. Lo so, lo so. All'inferno in ambulanza completato. Aisha rumored to be dead again. Ma dai, che stronzi. Quartiere Fillmore, altri 500 dollari, altre missioni disponibili. Abbiamo 29.000 dollari, ci troviamo qui e siamo vicini a una casa. Ah, siamo ritornati tra l'altro alla casa dell'inizio puntata, benissimo. E c'è una moto bella, quindi me la rubo. Ecco fatto. Ogni tanto spawnano macchine e moto belle davanti a quel parcheggio. Andiamo a ritirare i soldi che sono qua, perfetto, abbiamo 16.000 dollari, ok, altri 5.000 dollari e la casa ce la possiamo comprare. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio, ciao a tutti!